Sindaco Loggi, un nuovo intervento in merito alle scuole di Montepadone. Di cosa si tratta? Si tratta di un intervento importante, un intervento per 5 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo edificio presso la scuola primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa. Oltre a questo nuovo edificio stiamo anche, sono già partiti i lavori, ma anche riguardo anche al nuovo plesso, a giorni partiranno i lavori, la realizzazione di una nuova mensa per 1.200.000 euro, ma insieme a queste due nuove strutture avremo anche una nuova palestra all'interno del polo scolastico Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quindi diamo alla comunità di Montebrandone e Centobuchi una struttura, un patrimonio scolastico importante e anche di una certa, dal punto di vista rigenerazione anche urbana, perché comunque questo polo si affaccia a Piazza dell'Unità, quindi verrà anche riqualificato il frontale di Piazza dell'Unità. I fondi per questo intervento? Sono fondi PNRR, Scuola Futura, sono fondi che questa amministrazione diciamo, ha voluto e devo dire anche grazie al lavoro perfetto degli uffici tecnici, grazie anche al lavoro dell'assessore Cristia Ficcadenti, grazie anche dal vice sindaco Daniela Morelli. Quindi c'è stato un lavoro, diciamo, in sinergia e quando si lavora in sinergia i risultati arrivano.